Un saluto a tutti i cittadini di Margherita. Siamo qui nella bella cornice del Pirata, celebre locale del nostro paese, insieme a Rossano Ercolini, il responsabile dell'Osservatorio Rifiuti Zero di Capano, che è stato ieri con noi alla conferenza proprio su Rifiuti Zero. Allora, innanzitutto noi stamattina abbiamo fatto un piccolo tour, no? Anche in macchina per via del freddo, qui a Margherita di Savoia. Ho visto un po' di cose. Che impressione ti ha fatto il nostro paese, Rossano? Ma è stata una piacevole sorpresa, perché io devo confessare che non conoscevo assolutamente questo comune, questa zona, e vedere il magnifico paesaggio delle saline è stata una piacevole sorpresa e mi ha fatto riflettere sulle opportunità che potrebbero derivare per il vostro comune dall'abbinare la strategia rifiuti zero con la valorizzazione ambientale e storica di quell'ambiente. Senti, proprio ieri c'è stato presente anche l'assessore all'ambiente, Domenico Ricco, no? Il quale durante la conferenza ha illustrato un po' brevemente il progetto che ha in mente il nostro comune per il porta a porta. Secondo te un progetto del genere che tipo di accorgimenti dovrebbe avere anche magari in canale acqua all'interno della strategia rifiuti zero? Ma intanto mi ha fatto piacere che comunque le istituzioni fossero presenti, il comune avesse già pronto un progetto di raccolta porta a porta. La raccomandazione che io vorrei rivolgere all'amministrazione è quella di valutare bene sul piano dei costi, delle frequenze di ritiro dei vari materiali, perché se dovesse partire male, con il piede sbagliato, questa esperienza, poi futuro potrebbe anche rivelarsi problematico. Invece noi non ci possiamo permettere di sbagliare e credo che un antidoto a un possibile errore sia proprio quello di coinvolgere le associazioni e i cittadini del territorio, come la vostra associazione. Credo che sarebbe bello se l'assessore e il sindaco mi coinvolgessero per fare da tramite nella comunicazione tra il comune e i cittadini, le residenze, le utenze non domestiche. Intanto vi chiedo di rimanere in contatto e di collaborare anche per dare una mano all'amministrazione in modo tale che questi potenziali errori... Certo, noi cercheremo di metterci del nostro, ci mancherebbe altro. Proprio in questa chiave, secondo te, che impressione ti hanno fatto in generale le istituzioni che abbiamo incontrato ieri? C'era anche l'assessore provinciale, Cefola. Ma io devo dire con sincerità che mentre ho apprezzato il ruolo degli amministratori del comune di Margherita di Savoia, che sono intervenuti presentando questo progetto e portando i saluti e sottolineando la riuscita dell'incontro, pur avendo piacere della presenza dell'assessore provinciale, devo dire che il suo intervento ha in parte ricalcato degli stereotipi. Il porta a porta, dovete sapere che sì, funziona, però costa di più, che incontri come quello di oggi sono positivi, però bisogna entrare nel merito, trattando i cittadini un po' in modo paternalistico. Ecco, io credo che dobbiamo dimostrare agli amministratori pubblici che noi siamo una risorsa. Quello che stiamo facendo non è semplice pubblicizzazione di buone pratiche, le nostre buone pratiche stanno accadendo, quindi è un'opportunità che offriamo loro senza pregiudizi. Certo che se loro dovessero trincerarsi dietro questi stereotipi, credo che perderebbero un'opportunità e soprattutto la farebbero perdere ad una comunità che invece non se lo merita. Senti, noi naturalmente come associazione vogliamo un po' monitorare questo progetto, diciamo, che loro hanno in mente di realizzare, vogliamo naturalmente ottenerne gli incartamenti e quant'altro, ma diciamo così, in generale, in che modo secondo te invece i cittadini possono incidere, diciamo, sulle politiche delle buone pratiche, sui modelli virtuosi? Ma innanzitutto con la partecipazione. Iniziative riuscitissime come quella di ieri devono creare una scia, una capacità di sensibilizzazione che deve arrivare costantemente all'interno dei palazzi. È chiaro che se il nostro sforzo di spingere attraverso una democrazia attiva, di cittadinanza attiva, le amministrazioni dovesse in qualche modo arenarsi,
anche in presenza della disponibilità degli amministratori, sarebbe difficile che le nostre buone pratiche trovassero uno sbocco e un seguito. Quindi prima di tutto occorre insistere, e da un lato non quando diciamo evidente non lesinare di critiche le amministrazioni, dall'altro però nello stesso tempo offrire il nostro contributo disinteressato, cioè noi lavoriamo per l'interesse della comunità, ci diamo da fare anche con i nostri limiti, ma assolutamente per l'interesse della comunità. Se gli amministratori si pongono in sintonia hanno il nostro appoggio indipendentemente dalla provenienza degli schieramenti politici. Grazie. Senti Rossano, noi concludiamo questa nostra piccola mini intervista con questo, diciamo, omaggio che ti facciamo, che è rappresentativo del nostro paese, il sale, diciamo, di Margherita di Savoia, di cui insomma, ti abbiamo tanto parlato. Io lo accolgo bene perché il sale è indice di intelligenza. Io spero, e voi avete tanto sale, quindi avete tanta intelligenza, gli amministratori forse se lo devono ricordare in ogni momento. Va bene, grazie. Tante cose, un caro saluto.